Ok ragazzi, nuovo video, oggi la tematica è quella di smettere di contare e cercare di capire insieme quali sono le vere priorità nel bodybuilding. È una tematica in realtà abbastanza complessa, però mi sono arrivate tantissime domande su Direct, mi arrivano in realtà giornalmente, quotidianamente, in cui mi si chiede qual è il numero ideale di set, qual è il numero ideale di ripetizioni per i diversi stretti muscolari, quali esercizi scegliere, qual è la frequenza ideale, eccetera, eccetera. E io sono il primo a darvi questi numeri, nel senso che i video, come sapete, vado a darvi delle linee guida da seguire, quindi il volume ideale, l'intensità di carico percepita, la densità, i tempi di recupero, quello che vi pare. Però a mio avviso stiamo un po' perdendo la strada, nel senso che ci stiamo focalizzando un po' troppo su quello che è la struttura quasi matematica della scheda, ossia tot serie, tot ripetizioni, il volume vado ad aumentarlo gradualmente e ok, a questo punto sto migliorando. E questo tendenzialmente è sbagliato, perché vediamo il nostro miglioramento prettamente su carta, su quella che è l'impostazione della scheda, con l'illusione di poter misurare tutto, di poter avere un'idea perfetta, una corrispondenza perfetta tra la scheda cartacea e quello che poi realmente facciamo in palestra. Quindi in questo video vorrei distaccarmi da tutto quello che ho detto precedentemente e cercare di capire assieme a voi quali sono le priorità effettive nel bodybuilding in generale e come poterle poi applicare in maniera pratica, quindi delle linee guida che potete seguire per fare un po' un back to basic insieme a me. Quindi partiamo con la prima priorità. Prima priorità in assoluto è quella di distinguere tra esercizio e schema motorio e, di nuovo, trovare il vostro schema motorio. Che cosa voglio dire? Immaginate un pulley, ok? Pulley con triangolo, io lo trovo scritto in scheda, però realmente questo pulley con triangolo io posso farlo in tantissimi modi differenti. Posso farlo tendendo a stare un po' più indietro, un po' più in avanti, posso puntare i gomiti verso il basso, posso aprire un po' di più, tenere la presa più in alto, più in basso. Sono tutte caratteristiche che vanno poi a diversificare e caratterizzare quello che è lo schema motorio, ossia la mia reale esecuzione dell'esercizio. Quindi per esempio io farò un pulley in un modo, quindi avrò un mio schema motorio, Tizio avrà il suo determinato schema motorio, Caio il suo. E lo schema motorio dovrebbe essere adattato a quella che è la mia biomeccanica, ossia come io riesco a percepire e sentire al meglio questo esercizio. Se sto facendo un pulley con triangolo per cercare di attivare il gran dorsale al massimo, allora verosimilmente il mio schema motorio prevederà di tenere i gomiti più addotti, quindi più stretti possibile, impugnare il triangolo in alto e cercare di arrivare quanto più indietro possibile finché i gomiti non iniziano a fare flare out, quindi vanno ad abdursi e quindi il gran dorsale tende meno male ad allungarsi, quindi perdo l'attivazione. Allo stesso modo non potrò andare troppo indietro, nel senso che quando l'omero arriverà in linea col mio torso, allora il gran dorsale sarà accorciato al massimo. Se continua ad andare indietro, l'inserzione e l'origine andranno ad allungarsi, quindi perderò di nuovo in termini di attivazione, proprio perché il mio target di questo pulley con triangolo sarà rivolto al gran dorsale. Quindi il primo punto che dovreste impostarvi è quello di ricercare voi stessi gli schemi motori ideali. E a tal proposito su Instagram sto postando tantissimi tips per cercare di trovarli, per cercare di sperimentare, di riapplicare sul campo alcuni tips da un punto di vista propriocettivo, di propriocezione, di esterocezione, per appunto cercare di attivare al meglio i distretti target. Quindi primo punto in assoluto, ricercate e trovate i vostri schemi motori. Ora da qua, una volta che avete trovato il vostro schema motorio, dovete fare uno step successivo, ossia quello di far diventare lo schema motorio un pattern motorio, il cosiddetto motor pattern. Che differenza c'è di nuovo? Ora, in campo medico il pattern motorio è una serie, uno schema motorio, diciamo, che il nostro cervello ha codificato e rielaborato, ma che siamo noi autonomamente a decidere di applicare. Vi faccio un esempio, alzatevi, se state seduti alzatevi, immaginate di alzarvi, ecco voi semplicemente decidete di alzarvi e a quel punto un attimo siete in piedi. Non avete quindi pensato esattamente a quali distretti attivare, come attivarli, come muovervi, no, perché quel determinato schema motorio è vostro. C'è chi si alza magari andando più in avanti, chi più stando più verticale, chi tende le gambe più ampie, le gambe più strette, insomma ognuno ha un proprio schema motorio che è diventato ormai pattern motorio, ossia è un determinato schema a cui noi non pensiamo, che utilizziamo in maniera autonoma. Ecco, quando lo schema motorio diventa un pattern motorio, che cosa succede? Che il nostro cervello l'ha codificato. Quindi per esempio io mi metto a fare il mio pulley con triangolo, non devo stare a pensare cosa attivare, come attivare, dove puntare i gomiti, non devo stare troppo a rielaborare, ma semplicemente mi metto là e inizio a lavorare. E
andrò ad azzeccare esattamente quello che è lo schema motorio per me più adatto, proprio perché ci ho lavorato, ma non ci ho lavorato per mesi, ci ho lavorato magari per anni e anni. Ecco, qual è il vantaggio di rendere lo schema motorio un pattern motorio? Quello che andiamo a standardizzare la ripetizione, ossia una mia ripetizione con pulley sarà sempre esattamente identica, o quantomeno ci cerchiamo di avvicinare il più possibile. Ma perché è fondamentale questo? È fondamentale perché a questo punto possiamo iniziare a calcolare. Possiamo iniziare a calcolare perché se io parlo di ripetizione a una persona che non ha uno schema motorio ben codificato e soprattutto non standardizzato, vuol dire che magari mi fa una ripetizione in un modo, una in un'altra, quando inizia ad affaticarsi perde la connessione mente-muscolo, non riesce più a lavorare bene e magari la settimana successiva fa ripetizioni in tutt'altro modo. Allora, come posso io dire che c'è una progressione, un miglioramento su carta e che sto misurando qualcosa se tutte queste ripetizioni in realtà non sono dei pattern motori, non sono standardizzate, ma sono tutte diverse? Quindi nel momento in cui effettivamente sentirò che le ripetizioni saranno sempre quelle, allora posso iniziare a contare, posso iniziare a misurare, posso iniziare a parlare di numero di serie, di ripetizioni, di volume, di frequenza e via discorrendo. Insomma, tutti quei discorsi che fino ad ora vi ho fatto e vi ho riempito le palle così, parlando di tutte queste cose. Però prima di tutto va fatto un lavoro assolutamente propedeutico per poter arrivare a questo punto. Ok, a questo punto abbiamo trovato il nostro schema motorio, quindi abbiamo distinto tra esercizio e schema motorio. In secondo luogo abbiamo sviluppato questo schema motorio al punto di farlo diventare un pattern motorio, abbiamo eseguito il secondo step, possiamo iniziare quindi a questo punto a contare e da qua un altro punto importante, ossia cerchiamo di veicolare la massima intensità possibile. Sì, perché l'effort, l'intensità percepita, rimane comunque la base nel bodybuilding. Insomma, cercare di violentare il distretto muscolare, di sollecitarlo al massimo, è comunque fondamentale. Non possiamo pensare di fare esecuzioni di scuola, sì, perfette, magari standardizzate, però senza dare la giusta enfasi, il giusto effort, la giusta intensità all'allenamento. No, dobbiamo arrivare ad aggiungere anche l'intensità. E questo è il terzo punto, ossia nel momento in cui avrò eseguito i due punti e lavorerò con pattern motori ben codificati, allora inizierò gradualmente, mi raccomando gradualmente, ad aumentare l'intensità di lavoro. Inizierò ad arrivare sempre al cedimento tecnico, quindi inizierò a percepire quando il distretto non si attiva più e quando magari il movimento diventa compensatorio di altri distretti sinergici. Inizierò a lavorare magari con qualche tecnica di intensità, le aumenterò pian piano e così via, finché non migliorerò da un punto di vista di intensità e verosimilmente nel giro di poco raggiungerò un overreaching e a quel punto dovrò scaricare, ma questo apre tutto un altro capitolo. Quindi, detto questo, questi sono i tre step, qualche consiglio pratico per iniziare a fare questo back to basic. Ora, il mio consiglio è quello di cercare di togliere, di scartare tutti i discorsi sul volume, serie, ripetizioni e via discorrendo. No, quello che mi invito a fare è scegliere 2-3 esercizi per ogni distretto muscolare, esercizi che sentite comunque bene, su cui potete lavorare e su questi impostare, iniziare a lavorare sugli schemi motori, ossia cercare da subito di trovare lo schema motorio perfetto, preciso, ideale per voi. E badate, non è un qualcosa di semplice, magari avete quella chest press che sentite bene, però questo non basta, magari vi dovete mettere là e sentire bene quella che è la depressione scapolare, sentirvi stabili, vedere e concentrarvi più che sullo spingere, sul portare dentro in gomiti e sul successivo flare out dei gomiti, insomma lavorare su un sacco di fattori per far vostro lo schema motorio. A questo punto, una volta che avete scelto questi esercizi, non contate le serie e le ripetizioni, semplicemente mettetevi là, iniziate a fare un piccolo ramping di carico fino a che non arrivate a un carico che sentite essere allenante, se volete sulle 8-12 ripetizioni, e iniziate a lavorare e fate tante serie fin quando non vi sentite esauriti, non vi sentite che siete saturi di questo schema motorio. Perché questo? Perché ogni esercizio, ogni schema motorio, ogni motor pattern rappresenta un determinato stimolo che volete dare. Nel momento in cui vi sentite saturi, ossia all'inizio della chest press sento il petto bene, poi dopo un po', magari alla terza, alla quarta serie, sento che il petto già ha difficoltà ad attivarsi, è un po' anestetizzato, non sento bene lo stimolo, non sento bene che lo schema motorio sta effettivamente funzionando, allora a questo punto che cosa vuol dire? Che lo stimolo l'ho già dato, è inutile continuare. Passo al secondo esercizio, così al terzo esercizio e via discorrendo. A questo punto pian piano starete accumulando schemi motori, li starete codificando, continuate a lavorare per standardizzarli e nel frattempo inserite nuovi esercizi. Questo è il motivo per cui all'inizio
esercizio, consiglio sempre un minimalismo di esercizi, non differenziate troppo, state sul semplice, cercate di lavorare su quel che avete e poi pian piano aggiungete, pian piano la vostra rosa di esercizi si amplierà, perché per ogni esercizio corrisponderà uno schema motorio e un pattern motorio, sarete precisi, sarete efficaci, a questo punto avrete tutti gli strumenti a disposizione per poter lavorare sulla vostra programmazione di allenamento. Ora si badi, non sto disincentivando l'utilizzo di programmazioni, di calcoli, di volumi, di serie, vi discorrendo all'inizio, semplicemente date la giusta priorità, calcolate magari la serie, calcolatelo magari ex post, calcolate il volume, cercate di instaurare anche una certa intimità con l'allenamento per potervi sentire quando iniziate a essere troppo affaticati, ma date la massima importanza al lavoro sulla propriocezione, sulla creazione degli schemi motori e dei pattern motori. Quindi questo è tutto per questo video, se avete bisogno di chiarimenti ovviamente scrivetelo qua sotto, sarò più che felice di rispondere e di chiarire tutto quanto. Allo stesso modo fatemi sapere voi che cosa ne pensate, fatemi sapere se vi interessano altre tematiche correlate, se avete alcuni dubbi magari farò dei video specifici. Detto questo, io vi invito come al solito a seguirci sulle nostre piattaforme, quindi qua su YouTube iscrivetevi soprattutto su Instagram, seguiteci perché siamo particolarmente attivi, e detto questo